Buonasera Romano, adesso la sentiamo. Buonasera. Ciao Romano. Buonasera. Ciao. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Grazie per avere risposto alla nostra chiamata. Quelli che sono collegati con noi sono i nostri amici del Senior Club, che è un gruppo di tifosi che tra l'altro si è creato proprio pochi mesi fa, e questo è un po' il primo evento che ci trova tutti riuniti in maniera ufficiale. In realtà gli eventi che sono in programma sono tanti, ma purtroppo questa lockdown, questa pandemia non ci ha aiutato. Mirko. Per ora tante cose sono state messe in attesa, però oggi riusciamo a trovarci tutti, anche se solo davanti a un computer, e a essere tutti assieme per fare un po' una chiacchierata con uno dei nostri più grandi campioni che hanno giocato nel Bologna. Quindi grazie Romano per essere qui. Tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo salutato William Negri, il portiere della squadra che nel 1964 vinse lo scudetto, quindi è una settimana che ricordiamo anche quello squadrone che tanto ha fatto sognare la città di Bologna. Quindi Romano, grazie per essere qua. Grazie a voi. Io non credo che ci sia bisogno di grandi presentazioni, perché sappiamo tutti la carriera che ha fatto e quello che ha fatto con la maglia rosso-blu. Quindi, certo. Io volevo una curiosità: qual è il ricordo più bello ed emozionante che hai in merito alla stagione dello scudetto? Il merito più grande è aver vinto lo scudetto, senz'altro. Poi in quella partita dello spareggio io segnai anche il gol importante, e poi quello più importante secondo me, la palla che ho dato a Nilsson per il gol del 2-0. Questo sono stati per me ricordi. E poi ci fu questa vittoria, direi, molto importante e molto bella. Sì, quasi una storia da film quella stagione. Esatto. Appunto, tutto quello che successe dal doping, prima doping, poi niente doping, poi lo spareggio, e anche la morte del presidente, insomma. Poi ci fu la morte, la settimana prima ci fu la morte del presidente Dall'Ara, e insomma, comunque la partita poi andò a nostro favore, andò bene, tutti contenti, così vincemmo 2-0 bene, con la tranquillità che dopo sappiamo tutti a Bologna cosa successe la sera. Vorrei vedere, io non so cosa darei, io purtroppo ero piccola, ma non so cosa darei per rivivere una cosa così. Io poi non torno neanche a Bologna, perché il mercoledì giocavamo a Torino con la Juventus, e Bernardini mi volse portare anche a Torino a giocare. Qualche altro giocatore della mia squadra invece è rimasto a casa a riposarsi, e così vuol dire che un abatino non ero. No. Una domanda su quella finale la voglio fare io. Si è sempre detto che a Roma faceva un caldo pazzesco quella sera. Sì, direi che erano 33-34 gradi sicuro. Bernardini fu bravo a portarci nella sua Roma, ci portò là, che faceva caldo anche là, però ci si allenava un po' nella pineta, un po' al campo sportivo. E naturalmente poi l'Inter andò a prepararsi per lo spareggio, andò a prepararsi a San Pellegrino in montagna, probabilmente pagarono, perché poi vidi che il secondo tempo si misero tutti il fazzoletto col ghiaccio al collo, vuol dire che erano cotti. Ma quanto tempo siete andati prima voi là? Una settimana prima eravamo già là a Roma, sì. Dico, viveva bene a Bologna? Beh, a Bologna si sta bene. Bologna è Bologna, sportivamente che di mangiare, l'amicizia che ho con tanti bolognesi. Sono stato bene, 10 anni da giocatore e altri 15 anni da allenatore del settore giovanile. Grazie Romano, un abbraccio. Abbiamo finito, un saluto a grazie, tutti. Grazie Romano, grazie Romano. Le gioie che ci hai dato.